Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: Riconosco che puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me, che non conoscevo. Dea, ascolta e io parlerò. Io ti interrogerò e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede, perciò provo disgusto nei miei confronti. Io provo disgusto nei miei confronti. Se non provi disgusto dentro di te, di te stesso, non possiamo neanche presentarci davanti a Dio. Provo disgusto, cioè hai perso l'alone di che sai tutto, ti toglie la buffoneria, la superbia. Provo disgusto e mi pento sulla polvere e sulla cenere. In Giovanni 14,8 Filippo dice: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Gesù in Matteo 5,8 dice: Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Amen. Benedetta sia sempre la sua parola ovunque. La sua parola è parola, la possono leggere tutti, rimane la parola di Dio. Siamo noi che dobbiamo intenderla e dobbiamo chiedere la guida costante, continua, dello Spirito Santo, perché la nostra mente è un terreno selvatico e escono sempre ortiche che danno fastidio, e se non viene curato il cuore e la mente, le ortiche vengono fuori a tutti, al migliore di noi vengono fuori ortiche e pensieri strani. Giobbe era un uomo che temeva Dio, giusto, dice la parola, retto. Una persona per bene, credente, assolutamente in linea, offriva sacrifici per i suoi figli, faceva le feste e godeva la vita, come avete sentito in Ecclesiaste. Ma com'è questo fatto che Giobbe riceve a un certo punto delle situazioni incredibili, viene privato di tutto, malattie, i figli muoiono, i beni vengono portati via? Cosa succede? Cos'è? C'è una famosa dottrina, la retributiva. Se io mi comporto bene, se io obbedisco ai comandamenti, se io pago la decima, se io, oppure, questo lo dico per coloro che già stanno nella fede, ma per coloro che non conoscono Gesù, vanno dietro alle processioni, si fanno il segno della croce, ogni qualvolta passano vicino al cimitero, li vedete? Io vedo gli scooter, lasciano la mano, si fanno il segno della mano, abbassano le saracinesche quando passa un funerale. Sono tutte superstizioni. Sapete che cos'è la superstizione? Sono credenze, sono abitudini che hanno il loro essere in ambienti culturali ignoranti. Perché tutte queste cose non è che non siano buone, non è che non è buono offrire la decima al Signore o obbedire ai comandamenti, ma se lo fai per ricevere benedizioni è superstizione, perché tutto quello che fai è frutto della grazia, ossia Dio mi ha salvato, amen, e non so il perché, perché io mi sento salvato tutti i giorni, non so il perché. Perché non meritavo niente come niente meriti tu. Ma il Signore mi ha fatto grazia e per grazia di Dio sono quello che sono. E anche tu sei salvato, e per coloro che vogliono essere salvati non c'è salvezza né l'ubbidienza. La salvezza è per grazia in Cristo Gesù. Amen. Significa favore immeritato. Questo mette a zero, a nudo la nostra superbia, il nostro modo di agire. Io posso scalare i monti, posso fare tutto nella vita, posso andare a predicare in Africa. Come
come sono stato, posso andare per strade, posso... ma è tutto frutto della grazia, perché sono salvato per Cristo Gesù. Non voglio togliere neanche una virgola di merito, non ho bisogno di un punto di merito, perché la grazia di Gesù è sufficiente completamente alla mia salvezza. Amen? Non devo pagare Dio, non devo retribuire Dio. Quindi tutto quello che farò e tutto quello che puoi fare e tutto quello che ti senti di fare, se lo fai con la grazia, perché è una riconoscenza che devi al Signore, gloria al nome del Signore, non ti aspettare le benedizioni per forza, perché dovremo andare a scomodare Abele. Abele era giusto, che male faceva Abele? Morì. E Stefano morì. Quanti martiri sono morti, hanno offerto la propria... Giovanni Battista, il cugino, un parente di Gesù, tagliato la testa. Voglio dire, ci possono essere benedizioni, ma c'è, a volte c'è anche sofferenza, e la sofferenza di Giobbe servì a Giobbe per conoscere Dio. Perché quando si sta nella sofferenza, andate a chiedere alle persone, andate a chiedere a Gianna, andate a chiedere chi è stato nella sofferenza, ma in quei momenti, è vero, in quei momenti siamo più vicino a Dio. Quando veniamo offesi, perseguitati, quando qualcuno ci dice qualcosa che non è vero, che ci soffre, soffriamo talmente, in quel momento siamo più vicini a Dio. Perché beati voi quando sarete perseguitati a cagione del mio nome. Noi dobbiamo intendere Giobbe e dobbiamo intendere che il nostro cammino ci porta a una conoscenza più profonda di Gesù. È più grande di Gesù. Giobbe, dice il Signore nel capitolo 38, Dio parlò attraverso la tempesta. Ma come, in mezzo alle tempeste noi non riusciamo a dire né A né B né C, ci manca l'aria, appena un figlio sta male siamo morti, telefoniamo, non ce la faccio. A tutti capita, appena siamo toccati sembra che noi corriamo a destra e a sinistra. Chiediamo aiuto a tutti, ma il Signore attraverso la tempesta, perché nessuna tempesta può impedire né a Cristo di raggiungere la barca e di aiutare Pietro, né a Dio di parlare a te. Anzi, quando stai nella tempesta, affina le orecchie, perché in quel momento Dio ti parlerà. Ma come, in mezzo ai tuoni, ai fulmini, i figli non stanno bene, qualche matrimonio non va bene, non sono felici, c'è qualcosa che succede? Dio ti parlerà in quel momento, perché in quel momento tu cercherai la faccia di Dio con maggiore insistenza, la cercherai perché hai bisogno di Lui, perché il credente, colui che ama il Signore, ha bisogno di Gesù. È qualcosa che tu non puoi fare a meno, io non posso fare a meno di cercare Lui, ho bisogno di Dio, ho bisogno, lo dichiaro, sono insufficiente, non riesco manco a sopportare nessuno, ho bisogno di Dio per amare, ho bisogno di Dio per superare, ho bisogno di Dio per avere uno scopo nella vita, ho bisogno di Dio tutti i giorni, e ho bisogno dei miei fratelli, delle mie sorelle, tutti i santi giorni, perché è bello. Nessuno è perfetto, fratelli, non vi illudete, ve lo dico sempre, noi siamo perfetti in Lui, ma ognuno di noi ha i suoi difetti, ma proprio per questo dobbiamo amarci gli uni gli altri, per superare i difetti degli altri. Se poi ti senti perfetto, allora sei seduto proprio nella chiesa sbagliata, devi andare in altre comunità per sentirti perfetto, bello, beato, santificato. Ah, come sei spirituale, fratello, questa non è la chiesa adatta. Giobbe ci porta a conoscere più profondamente il Signore, e ognuno di noi deve conoscerlo. Immaginate, fratelli, immaginate, quando Giobbe gli succedevano queste cose, noi ci facciamo tante domande. Sapete cosa fanno chi non crede? Vanno a fare i voti a destra e a sinistra, fanno i voti a questo e i voti a quello, se questo va bene, se quello va male, come si mercanteggiasse con il Signore. Non c'è nessun mercato, noi non abbiamo nulla da offrire a Lui. La nostra carne è morta nei nostri peccati, e se Lui ci ha salvato è per grazia. Quello che noi possiamo offrire a Lui è un culto di ringraziamento e di lode, e di ringraziamento per dire: Signore, prima stavo nelle tenebre,
adesso mi hai portato nel regno del tuo amato figliuolo, prima Colossesi capitolo 1 versetto 13. La superbia, l'orgoglio, le offese, la permalosità, tutto viene abbattuto dalla presenza di Dio nella tua vita. Allora non dobbiamo neanche troppo domandarci il perché, perché comunque le battaglie per chi crede in Dio ci saranno sempre. Ha detto Gesù: io sono venuto a portarvi un fuoco, Luca 12, nella famiglia, dove non si va d'accordo, perché dove c'è il confronto c'è la verità, c'è la vita. Dove ci stanno le battaglie vuol dire che c'è qualcuno che cerca, dove tu dici brava tu e bravo io, sai, sei un fariseo, perché non è vero. Non è vero, facci i complimenti, no, non è vero, faccio battaglie con mia moglie, no, mia moglie non sono d'accordo. Che è questo? La battaglia è vita, perché mette a nudo i miei difetti e mette a nudo i tuoi difetti, e insieme riconosciamo che abbiamo bisogno l'uno dell'altro. È vero, Gesù questo ha detto: sono venuto a portare una battaglia. E tutti quanti vorrebbero subito arrivare alla pace, c'è una battaglia. Puoi anche vivere in un modo indifferente e ti fai i fatti tuoi a destra e i fatti tuoi, no, quello mio marito si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei, questa è famiglia. E questa è famiglia. Oppure io faccio condanna a mia moglie e qua lei fa condanna. No, fratelli e sorelle, si combatte e ci si rompe, e a volte si arriva anche a farsi del male. Ma da quel male nasce il bene, da quel male nasce qualcosa di estremamente bello, il cuore viene trasformato e cambiato dalla grazia del Signore. Ma come credete che sia Dio ci cambi? Dio ci cambia attraverso gli uni e gli altri. Le pietre si urtano insieme, si viene modellati. Ora però, voglio sottolineare questo. Giobbe era un uomo giusto? Temeva Dio? A me? Tu temi Dio? Immaginate chi non teme Dio, chi è lontano da Dio, chi non legge mai la parola di Dio, chi non partecipa mai a chiesa, chi bestemmia, chi ruba, chi vede cose pornografiche, tutte cose vergognose, non ha nessuna speranza di salvarsi, non ha nessuna speranza. Toglietevelo dalla testa, perché il ravvedimento o ci sta di qua o non ci sarà. Puoi avere qualcuno può dire, ma l'ultimo giorno uno si può ravvedere? Innanzitutto è Dio che ti fa ravvedere, punto numero uno. Secondo, se hai avuto già i messaggi precedenti vuol dire già prima Dio ti ha parlato. Il ladrone sulla croce ebbe una sola opportunità, non aveva incontrato Gesù. Uno accettò, uno riconobbe che Gesù era il Cristo, era innocente. L'altro no, l'altro voleva evitare la croce. La croce non la può evitare nessuno, chiama Gesù. Prendi la tua croce e seguimi. Amen. Allora, ora Giobbe temeva Dio, però qua dobbiamo ragionare un po' tutti insieme. Giobbe cosa dice? Giobbe dice che prova disgusto di sé. E io voglio dire davanti al Signore, io provo disgusto di me stesso. Sì, fratello, ho provato disgusto per le cose che ho fatto. È proprio disgusto a volte per le cose che penso, a volte penso di vendicarmi, a volte penso cose brutte. Signore, per dirvi com'è la natura nostra, e sono 40, 45 anni, come ha bisogno della croce, di rimanere inchiodata, e come la vostra natura ha bisogno, perché non è possibile che dopo tanti anni una persona non venga trasformata dall'amore di Dio. Ma voi immaginate le persone che dicono Dio mi ha parlato, ma ti ha cambiato. Se Dio ti ha parlato, ti ha cambiato. Perché non è possibile sentire la voce di Dio e non cambiare. Ma stiamo scherzando? La voce dell'Onnipotente che ha creato il cielo e la terra, sia la luce, dentro di te non ti cambia. E a volte si educano i figli allo stesso modo, ci si veste allo stesso modo, si fanno le stesse cose, gli stessi errori, si mangia allo stesso modo, tutto allo stesso modo. Dov'è il cambiamento? Giobbe era così. Giobbe aveva sentito, era salvato. Giobbe, coraggio, era salvato. A me era salvato, ma Giobbe aveva solamente sentito. Ora ti faccio una domanda, fratello mio, sorella mia, mio caro sconosciuto: hai mai visto Dio? Hai mai visto Dio? Perché Giobbe dice così, la parola di Dio non sbaglia. Prima avevo sentito, ma io non l'ho mai, ora il mio occhio ti vede.
Hai mai visto Dio? L'hai mai visto? Hai mai fatto questa esperienza con Lui? O ti sei fermato nel tuo cammino, o il tuo cammino ha trovato ostacolo, o ti sei fermato in qualche oasi, hai continui nella ricerca di vedere Dio. Lo sai perché non lo vedi? Ora ti voglio dire una cosa molto semplice. Filippo disse: vicino a Gesù, mostraci il Padre. E allora sai cosa disse Gesù? Filippo, quanto è caro Gesù. Filippo, da tanto tempo sono con te e tu dici mostrami il Padre. Non sai che io, se hai visto me, hai visto il Padre. Non lo sai. Ma come devi capire che io sono il Padre? Che io ti ho fatto conoscere il Dio del cielo. Per forza dovete vedere gli UFO. Per forza dovete vedere tutto. Non vedi me, tutte le virtù di mio Padre. Non vedi la giustizia, l'amore, i miei gli attributi che io ho. Sono tutti del Padre mio. Sai perché Filippo? Filippo era salvato, fratelli. Filippo era apostolo. Ma sai perché non lo vedeva? Perché pur stando vicino a Gesù, pur stando in una chiesa, e figura di quelli che non ci stanno, aveva gli occhi impuri. Il cuore impuro. Filippo non riusciva a vedere. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Gesù. Vedranno Dio, vedranno la sua volontà e rimarranno meravigliati della semplicità di Gesù. Gesù era semplice, semplice, era semplice. Tutto quello che ha fatto è semplicemente meraviglioso. Niente cose per mettersi in luce, no, è vero, niente. Quando si guarda a Cristo noi rimaniamo esterrefatti. Niente, tutte quelle cerimonie che fanno, i paramenti, tutto. Gesù era semplice, era semplicemente magnifico. È vero. Ora, Gesù insiste sulla purificazione degli occhi e aiuta Filippo e aiuta pure noi. Perché in effetti la purificazione degli occhi, l'impurità, si toglie, perché abbiamo imparato, avendo ricevuto Cristo nella vostra vita, chiunque riceve Gesù si deve spogliare del vecchio uomo. Amen. Si deve spogliare del vecchio. Non è possibile, fratelli, sorelle, non è possibile. Il vecchio uomo ancora in me, dice la parola, dice in Efesini: spogliati del vecchio uomo, cioè nuove decisioni, nuovi comportamenti, nuove azioni, nuove parole, nuovo modo. Questo è il nuovo, amen? È nuovo. Gesù fa tutto nuovo, amen? Allora, la purificazione avviene proprio per questo. È proprio per questo che abbiamo bisogno di Gesù. Tutti i giorni, abbiamo bisogno dello Spirito Santo tutti i giorni della nostra vita. Fratelli e sorelle, amici, non c'è nessuno che non pensi a male. O pensi male. Pensare a male non significa solamente uccidere qualcuno, ma pensa male significa che tu sei sufficiente a te stesso. Dici: io posso fare tutto, io sto a posto, questo è pensare male, perché noi non siamo sufficienti a noi stessi. Altrimenti il Signore non mandava i discepoli a due, e non diceva che una corda a tre capi, e non parlava che uno nel letto non si sarebbe riscaldato. Dio ha stabilito che l'uomo e la donna abbiano necessità di appoggiarsi gli uni agli altri. Noi abbiamo bisogno di appoggiarci gli uni agli altri. Un pastore ha bisogno di ammassare. Sapete perché ha bisogno un ministro? Perché è solo. È solo. È solo. È perché anche tu alla fine rimani solo. Rimani solo. Per quanto puoi parlare, chi ti capisce profondamente? Lo sai chi ti capisce più di tutti? Uno è tuo marito e tua moglie. È vero? Vero, fratelli? Chi ci conosce meglio? Scusate. Numero due, chi ci capisce più di tutti, prima di mia moglie, prima di mio marito, diciamo, è Dio. Quando parli con Dio, quando comunichi con Lui, quando preghi con Lui, tu ti senti capito da Lui. E anche se Dio dice no, è benedetto quel no, vuol dire che quel no è per noi, ci fa bene. Amen. Amen. Perché quando arriva quel no, quando arriva quella riprensione di Pietro, vada retro Satana, e quando il Signore ci riprende è per amore. È come un figlio che non riprende i figli,
un genitore che non riprende i figli, tu non sei un genitore. Quello che fai tu lo può fare chiunque. Un padre vero riprende i suoi figli e riprende le sue figlie. E così una madre vera, perché ha interesse che loro ricevano le benedizioni di Dio. Altrimenti farai una riproduzione di te. Non hai fatto altro che purtroppo dare a tuo figlio un brutto bagaglio o a tua figlia un brutto bagaglio. Noi vogliamo dare il meglio agli altri, amen. Io voglio il meglio per loro. E in tutti i modi abbiamo cercato e cerchiamo ancora, e vi incoraggio tutti a cercare, perché non c'è niente, e su questo voglio terminare, non c'è niente di più bello di Gesù e delle virtù di Gesù. Vi leggerò l'ultimo versetto. E chiunque ha questa speranza in Cristo, in Lui, dice Giovanni, si purifica come Egli è puro. Si purifica. Amen. Si purifica, ossia si mette nella posizione: Signore, cosa posso fare? Io voglio migliorare nella mia vita, voglio migliorare il mio modo di parlare, il mio modo di presentarmi, il mio modo di pensare. Signore, aiutami. Amen. Perché da solo non ce la faccio, però riconosco che sbaglio. Signore, aiutami. E Dio aiutò Giobbe. Coraggio. Amen. E Dio aiuterà noi, perché Lui è fedele e ci aiuterà tutti i giorni della nostra vita. A Gesù sia la lode, a Dio sia la lode, allo Spirito Santo sia la lode. Sia benedetta la sua parola. Amen.